Ok. Oggi una giornata di approfondimento sulla tematica delle linee programmatiche della contrattazione. Ecco, noi stiamo approfondendo questo problema serio perché è da 10 anni che un contratto non veniva rinnovato. La scuola, l'AFAM, la ricerca e l'università. È un comparto molto delicato, vogliamo assolutamente dare dignità alla funzione docente che in questi ultimi anni è stata disattesa e persa. Un contratto che dia efficienza ed efficacia a tutto il mondo della cultura. Chiaramente i punti salienti della nostra piattaforma contrattuale saranno sì la parte economica sicuramente, cioè è necessario dire che a noi gli 85 euro non ci stanno, è un segnale negativo che il governo sta dando con questi 85 euro perché sono del tutto insufficienti dopo una vacanza contrattuale così lunga. Il potere d'acquisto ormai è al 15%, gli aumenti si sono avuti a tutto tondo, di conseguenza è fortemente stato penalizzato tutto il comparto pubblico e in modo particolare il comparto dell'istruzione e della ricerca. Non solo questo ci interessa, ma ci interessa anche il bonus che viene dato al mondo della scuola, che noi chiediamo che diventi parte integrante a tutti gli effetti della retribuzione di base. Non più quello che succede nell'ambito delle istituzioni scolastiche, che il bonus è diventato motivo di discordia e motivo di rottura. È il lavoro non più giudicato per quello che è, ma un lavoro giudicato a secondo dei criteri non condivisi. Vogliamo che anche l'autonomia scolastica sia veramente un'autonomia nel senso vero della parola, dando qualità e soprattutto cultura, perché il principio fondamentale del nostro sindacato è che la scuola deve essere un laboratorio di cultura, perché di lì dipende il domani della società, del mondo lavorativo, del mondo proprio dell'essere uomo. Essere sotto diversi punti di vista, essere un uomo che ragiona con la propria testa, perché la cultura rende l'uomo libero, rende l'uomo pensante. Anche la valutazione, così come intesa, è motivo forte attenzione dello SNALS, perché i nostri docenti, i nostri operatori del mondo della scuola vengono valutati da comitati che non sono poi preposti alla valutazione, perché la libertà dell'insegnamento è sovrana, lo dice la nostra Costituzione. Un'attenzione particolare andiamo a porre al personale ATA, che è oberato di tanto lavoro con una scarsa retribuzione e dove anche lì la progressione di carriera è ancora bloccata. Poi non parliamo dei concorsi che vedono i dirigenti dover ricoprire con le reggenze diverse scuole con scarse retribuzioni. Di conseguenza la nostra attenzione è al personale tutto della scuola, dal dirigente al personale docente, al personale ATA, ai precari, anche perché con la legge 107 si è tanto pubblicizzato l'inserimento del mondo del lavoro scolastico a tempo indeterminato, ma quelli erano posti che ci spettavano di diritto e che non assolutamente hanno risolto il problema del precariato. Altra attenzione particolare va posta all'AFAM, alla ricerca, all'università, dove veramente le risorse sono così irrisorie che questo Stato, questo governo deve porre attenzione, perché se non c'è ricerca, se non c'è studio, se non c'è cultura, se non c'è tutto questo, andremo sempre peggio. Grazie.